sono iniziati i trasferimenti di migranti dalle località della Sicilia messe maggiormente sotto pressione dagli ultimi sbarchi, a cominciare da Porto Empedocle, dove in oltre 500 erano ospitati in una tensa struttura da 100 posti, da cui molti ieri avevano tentato la fuga, per poi essere quasi tutti ripresi dalle forze dell'ordine. Ora verranno smistati in altre strutture, sempre all'interno dell'isola. Al via le stesse procedure anche per Lampedusa, dove nella notte sono approdate altre 128 persone. Ce ne sono ormai quasi 900 nell'hotspot di Contrada Imbriacola, quasi 10 volte la capienza limite. Entro oggi almeno in 200 dovrebbero essere trasferiti con destinazione ai centri di accoglienza in Molise. Si prova così a disinnescare un'emergenza che vede soprattutto la Tunisia come principale punto di partenza. E lì si è recata ieri la ministra dell'Interno Lamorgese per offrire l'aiuto dell'Italia alla sorveglianza delle coste tunisine insieme a progetti di cooperazione economica. Sempre la titolare del Viminale ha promesso al presidente siciliano Musumeci l'invio dei militari per operazioni di controllo del territorio e una nave quarantena per ospitare i migranti e monitorarne le condizioni di salute. Intanto si è risolta la vicenda delle 95 persone a bordo di un'imbarcazione partita dalla Libia e che rischiava di affondare. Sono state recuperate dalla Marina di Malta e sbarcate al porto di Senglea. Ma già arriva da Alarmafon la notizia di una nuova situazione critica, con 17 migranti, tra cui 3 bambini, su un natante in pericolo al largo della Libia. Alle 7 di questa mattina si sono persi i contatti e non si conosce la loro posizione esatta.